Poltronissima alla grande, Teatro Alfieri di Torino, torna alla grande, aggiunge un posto a tavola e guardate, finalmente chi c'è qui con noi dal vivo, Lorenza Mario! Vai, che bello, sono troppo contenta, io voglio restare qui per sempre. Ah, noi ti teniamo, che fra un po' devi andare in scena perché insomma consolazione è attesa alla grande. Sì, oggi abbiamo già fatto il primo spettacolo, sì. E infatti sono qua tutti rilassati, prima ci siamo presi il caffè al bar, adesso siamo qui. Intervista però. No, ma favolosa, guardate la nostra ballerina. Cantare. No, perché sa, sono cioè, di insomma, Calafracci queste, vero? Le originali. queste me le ha regalate la nostra costumista Francesca Grossi. Come così pensierino all'inizio, al giorno della prima, quando abbiamo debuttato al Carlo Felice a Genova. E perché insomma per me questo è un debutto assoluto in consolazione. La compagnia è già tutta formata, super rodata, questo è il terzo anno. Terzo anno. Sì, peraltro la terza volta anche qui a Torino. Sì. Cioè, poi il pubblico di Torino è meraviglioso, che bello, che bello. Grazie. E io sono felicissima, felicissima. La prima devo dire ero molto agitata un po', perché, anche perché ho debuttato con una settimana di prove. Vabbè, ma tu sei una professionista, dai Lorenzo, tutte le volte ti... Devo dire molto ben aiutata da tutti, perché ho ricevuto un'accoglienza meravigliosa e quindi abbiamo lavorato tutti insieme, questo mi ha aiutato tantissimo. Adesso che abbiamo già fatto 5-6 recite sto cominciando a godermi lo spettacolo e questa consolazione che mi piace sempre di più. Io poi mi innamoro sempre dei miei personaggi, che bello. Poi dopo faccio fatica quando torno a casa e continuo, no? Adesso consolazione. E qua è dura. E qua è pericoloso. È pericoloso, devo dire la verità, è pericoloso. Per noi è un grande piacere riaverti a Torino, ti avevamo lasciato un po' di anni fa con un altro bello spettacolo, Diva. E tutte le volte che torni qui però io trovo che tu porti una solarità fuori dal comune. Oh, grazie. Sì. Sì, sì. No, guarda, sei davvero carina, dimmi questa cosa. Però insomma qui è uno spettacolo che funziona perché è un grandissimo capolavoro, lo sappiamo, di Garinè Giovannini, che insomma è stato replicato non so neanche quante volte nel mondo. Tantissimo. In tutti questi anni dal 74. Quindi diciamo che il sole sono rinato anche tu. Il sole in questo caso è proprio io sì, anch'io ero nata anch'io. Avevo 69, io ho 50 anni. Ragazzi, ma la Mario come si riporta bene? Li ho compiuti in ottobre, mese scorso. Già. E niente, quindi il sole in realtà è aggiunge un posto a tavola. Ma anche tu contribuisci. Piove anche con il diluvio, ma c'è il sole, c'è il sereno. Sì, ma e questo ci piace. Questi occhi ci dicono tanto del sole che c'è dentro di te e delle emozioni che ci dai. Questo bisogna dirlo. Adesso però ci sta alzando la glicemia con tutto questo dolciume. E allora ho detto, ma Franci, vieni! Guarda, che guarda, fai guarda lì? Cioè, no, perché scusa, cioè, no, se ne va! No, allora, se ne va. Francesca Nunzi, la nostra Ortensia. Eccola! Ortensia. Se ne stava lì a ridacchiare. E io sono tanto contenta che c'è Lolly con noi. Allora, perché intanto la conoscevo già e poi finalmente c'ho una coetanea con cui parlare, perché allora posso dire una cosa, io adoro tutte le ragazze, sono meravigliose, vero Lolly? Sono tutte giovani però io non ogni tanto ammiro la loro energia, ma io non ce l'ho più. E allora, ma no, anche no, voi l'avete tanto. No, loro sicuramente come ciabattine non le vedrete. No, ma anche i discorsi, finalmente insomma possiamo parlare di famiglia, di casetta, di oh che bello, esatto. Di figli, di casa, di cucina, di donne delle pulizie. Scusate, sì, ma sapete anche divertirvi tanto, perché si vede il gioco, le emozioni belle, la voglia di tanta energia, insomma. Sì, no, beh, è una bellissima compagnia. Sì. Grandi cinquantenni, ragazzi. Grazie, ma il segreto di aggiungere un posto a tavola, invece, perché... Se ci pensi che Enzo Garinei ha 94 anni, scusate. Grande.
No, scusami, ti ho interrotto. No, però dico il segreto, forse effettivamente anche l'età, un evergreen da sé, ma è vero, perché dai, parliamoci chiaro, cioè, noi è il terzo anno che lo rivediamo e ogni volta è come la prima volta, a parte l'avevamo visto tanti anni fa, ogni volta è cioè, io lo riguardo e rimango abbagliato sempre, un'emozione grande, anche perché i temi affrontati sono bellissimi. I temi affrontati sono bellissimi e sono sempre attuali. Poi ci sono queste musiche che sono trascinanti, cioè di Armando Trovajoli, e io oggi in scena mi sono commossa con la formica. Anche a me piace molto la canzone della formica. Quello è un momento veramente trascinante e coinvolgente, si crea proprio un'atmosfera bellissima. E si parla di coesione, che insieme, accoglienza è l'unione che fa la forza. E la formica è un momento poi c'è Gianluca, bisogna dire che è bravissimo. E questa energia, questa emozione proprio arriva in platea e la gente sta così. Sì. Diciamo che il momento degli animali è sempre bello, pure poi ci sta la colomba e quindi poi c'è l'utoro. Che è l'utoro. Sì, è il festival degli animali. Festival degli animali. Devo dire che quando esce veramente una cosa incredibile, perché quando esce il galletto, guarda che è vero che sono cose, se vuoi, anche infantili, ma la gente, non c'è niente da fare, ci casca nella favola e ci si fa trascinare, quindi è una cosa meravigliosa, senza tempo, magica. Questo tour, insomma, appena iniziato, poi ci sarà un tour pazzesco. A Natale sarete anche al Teatro Brancaccio. Io lo saluto al Teatro Brancaccio, anche Longobardi, la Signorelli, tutti, perché insomma, grande. È iniziato veramente col botto, perché a Genova, per esempio, l'ultima recita domenica scorsa abbiamo registrato il maggior numero di presenze in sala in una singola recita della storia di Aggiungi nel mondo. Abbiamo fatto quasi 2400 spettatori, non era mai successo, abbiamo fatto il record, quindi siamo partiti proprio siamo con entrati nella storia. Ed è bellissimo, poi questa recita che abbiamo fatto anche ieri, cioè sempre il pieno, è bellissimo, una grande emozione, quindi siamo partiti bene, speriamo che continui così, ma insomma le premesse ci fanno ben sperare. Non potrà essere diverso, assolutamente, uno spettacolo che dura 3 ore, mi dicono, oggi hanno veramente la doppia. Volano leggere e si arriva veramente in fondo, Otto, ma sono passate veramente 3 ore? Ebbene sì, loro se ne accorgono di più. Però voi invece sarete pieni di belle emozioni, di buoni sentimenti che vi porterete a casa per lungo tempo. Sì, restate con noi, quindi seguiteci. Noi adesso alla prossima tappa dopo Torino saremo a Vicenza, poi siamo a Brescia, poi saremo a Trieste e poi adesso Cremona, Livorno, poi Roma, giusto? No, sì Roma, poi dopo Roma, quindi sotto Natale. Al Brancaccio, poi dopo Napoli, Milano-Napoli, poi con Bergamo, Padova, la mia città. Finalmente non ho mai recitato a Padova. Ah, bellissimo! Lo riempi il teatro. Mai recitato a Padova, perché chi non è un profeta in patria è un po' vero. Sì. E poi perché insomma diciamo che con il musical Padova non è una città, sì, negli ultimi anni sì, al Geox, che è un teatro tenda, e però a me non era ancora mai capitato. Avevo fatto dei balletti al Teatro Verdi, eccetera, ma quindi sono già super emozionata. Perché però, cioè, stiamo facendo già il sold out, ancora no, perché insomma questi teatri sono tutti molto molto grandi. Sì. Però tutti i primi settori centrali, cioè, è già tutto prenotato. Quindi sbrigatevi. Io vi dico solo che la mia famiglia, che sono in tanti, perché noi siamo in 6 fratelli, poi mamma, papà, mariti, mogli, nipoti, eccetera, eccetera, si sono comprati i biglietti perché non si fidano degli omaggi. Non si fidano degli omaggi. Adoro. Allora, bene. Non mi fido, ma 3 mesi prima, perché saremo a febbraio. Ti si vogliono godere giustamente, per cui hanno fatto bene, bravi, avete fatto benissimo. Per noi è un grande piacere ogni volta parlare del bel teatro, proprio quello vero, autentico, grazie a Lorenzo Mario, grazie a Francesca Nuova. Abbiamo detto, ovviamente Gianluca Guidi, che ha fatto anche la regia, e poi Marco Simeoli, splendido, splendido. Tu hai qualcosa da dire di Marco, vero? L'amore è mio, Marco.
è un artistico lui, ma poi lui è un grandissimo attore, insomma, Gigi Proietti eccetera. E poi abbiamo Piero Di Blasio che fa Toto, che in questi giorni però è sostituito da Stefano Di Lauro che... perché ha debuttato la grande bottega degli orrori, di cui lui era regista. Facciamo tanto in bocca al lupo Piero. Ciao Piero, mi hai abbandonata, che sono stata costretta a sposarmi un altro, però vabbè, dai, ti perdono. E poi c'è Camilla Nigro, che è torinese, bravissima, giovane, già molto talentuosa. E poi chi ho tralasciato? Il grandissimo Garinei e tutto il balletto. Sì, fantastico. Sì, no, e poi ci siamo io e te. Siamo qua. Spero di non aver dimenticato nessuno. Che se no. Posso dire una cosa? Ci sta uno staff tecnico meraviglioso, perché questa roba qui, l'arca, non è, insomma, voglio dire, è un bel impianto, quindi sono bravissimi. Anche le coreografie, che sono le coreografie originali di Gino Landi, e sono state riprese da Cristina Rò, peraltro torinese. Torinese Cristina. Siamo contenti. Un bel po' di artisti, grossi. Ciao Kitty! Mua, mua, mua. E insomma, così siamo tutti felici. Sì, anche noi. Anche noi tanto, sulla Lidl Colomba. Viva l'amicizia, noi aggiungeremo un posto a tavola sempre. Grazie a Lorenza Mario, grazie a Francesca Nunzi. Ciao, ciao.